Cari amici, oggi giorno fatidico per la storia nazionale italiana. E vi diremo anche perché. Parla. Noi abbiamo presentato alla caserma dei carabinieri la nostra ennesima denuncia, questa volta direttamente allo squallido personaggio Sergio Mattarella. Se vuole può anche invitarmi a duello, ma io, lui può scegliere le armi che vuole, io vado avanti solo a sputi, con lui posso andare avanti solo a sputi, andassero a dirlo agli amici suoi e soprattutto a Franceschiello, che avendo preso posizione a favore del Mattarella dimostra che questo regime è un regime voluto dalla Chiesa, essendo appunto il Mattarella un catto comunista siculo di rara partecipazione familiare a eventi strettamente siciliani, e che avendo il Mattarella difeso contro il popolo italiano gli interessi degli usurai e dei finanzieri non poteva che essere trovare il conforto e il sostegno da parte del papato, essendo il papato la forma più... Il massimo usuraio mondiale. Esattamente, la forma più squallida, schifosa, ipocrita, terrificante, quanto mai schifosa, proprio per quella sua schifosità innata di finanza mondiale. Di fronte al papato gli ebrei fanno la figura di bambini scemi. E con questo passo la parola a Orazio, che illustra la denuncia da noi presentata. Allora, c'è da dire che questa contro Mattarella, per chi ci segue, è la 12ª o 13ª querela che gli facciamo. Quindi non è la prima, così diciamo, da sprovveduti e da... come si dice? E da innocenti, dai. No, da personaggi diciamo improvvisati. Sì, sprovveduti, la parola è sprovveduta. E quindi abbiamo depositato questa denuncia, questa volta contro il solo Mattarella, per una serie di reati, fra cui i principali, alto tradimento, articolo 90 della Costituzione, che è stato depenalizzato, non si sa come, non si sa perché, da Berlusconi nel 2005, mi pare. E poi l'altro secondo reato, sempre altrettanto grave, è corruzione del cittadino da parte dello straniero. L'ha detto anche lui, che faceva gli interessi degli investitori stranieri, certo, che avevano interesse a... Ma mantenere... gli investitori? Certo. Investitori e poi, stranieri. E poi attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali, cioè il problema della diciamo, gestione della sovranità garantita dall'articolo 1 della Costituzione. E poi attentato contro i diritti politici del cittadino, mi sembra più che ovvio. Se uno o la maggior parte dei cittadini votano delle fazioni che prendono la maggioranza dei voti, queste fazioni non si possono scardinare e rigettare come se fossero carta straccia. Vanno tenute nella dovuta considerazione e vanno tenute soprattutto nella loro esatta dimensione di potere costituito, perché se esistono le istituzioni è perché i cittadini hanno delegato ad altri che per lavoro, per mestiere, per istituzione, per statuto fanno quello. Quindi quando il signor Mattarella sta lì a fare il Presidente della Repubblica, non diciamo come ci è arrivato perché l'abbiamo denunciato infinite volte proprio su questo argomento, ma quando uno per delitto familiare di dinastia, avendo fatto il padre delle particolari operazioni di carattere militare, lui per diritto di dinastia è stato messo a fare il presidente non scordandoci mai i due fratelli suoi, quello ucciso in una faida di mafia e l'altro invece messo sotto processo per una serie di truffe intentate allo Stato, non ce lo scordiamo mai. Allora lì pare che alla fine dei giochi abbia dimostrato che non c'erano documenti sufficienti a comprovare la responsabilità e il coinvolgimento del fratello Antonino, se mi ricordo bene, per cui ovviamente la
l'accusa è caduta e quindi è andato a finire tutto a terra luce e vino, però il rinvio a giudizio c'era stato, il processo c'era stato e quindi e poi come al solito se l'è scampata. E allora, insomma, che cosa è successo? Qualcosa che sempre tutti... in nome della sacra omertà, ricordiamocelo bene. Allora, ricordiamo dunque, articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, che la delega appunto nelle forme e nei limiti della Costituzione. E poi l'articolo 28, i funzionari e i dipendenti dello Stato e quindi anche i parlamentari e tutti i politici che hanno uno stipendio da parte dello Stato sono paragonati ai dipendenti dello Stato e ai funzionari dello Stato. E sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e degli enti pubblici, oltre che al personaggio. Quindi qui abbiamo materiale su cui riflettere. Poi articolo 52, la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. E articolo 54, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e osservare la Costituzione e le leggi, ma soprattutto i cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore. Allora, onore significa che non possiamo arrivare al punto in cui un Presidente della Repubblica dice a un segretario di un partito politico che è un bugiardo. In pubblico l'ha detto due ore fa. Peggio dei bambini. Sei un bugiardo, no, tu sei cattivo, hai portato via la bambola, no, è vero, hai mangiato la marmellata. Allora, qui ci sono una serie, ovviamente questa denuncia la mettiamo online entro stasera probabilmente, anche questo video se ci riusciamo, e qui ci sono tutta una serie di agenzie, lanci da agenzie, ci sono i link per andarli a rintracciare sul web, dove appunto, per esempio, ieri è uscito l'articolo della Repubblica in cui dice è finito il tentativo di Giuseppe Conti, il professore ha rimesso il mandato, ha detto il segretario generale del Collo, Ugo Zampetti, subito dopo le 20. Dunque il premier incaricato rinuncia all'incarico. Lo stesso Conte alla fine ha ringraziato Di Maio e Salvini per aver indicato il suo nome, ha assicurato di essersi impegnato fino all'ultimo. Pochissime parole in un clima tesissimo. Sono finite così le ore drammatiche per la crisi politica. E tra l'altro il coinvolgimento di un'altra persona come questa, che è una degnissima persona, che fino adesso era, come dire, neutro, adesso sicuramente è contro questo stronzo qui. Questo non era neutro. Sì, era. Non proprio neutro. Si può dire, era candidato dei 5 Stelle, ma era di una tipologia di professore universitario abbastanza neutro, certo. Non è di quelli impegnati fin dall'inizio. Certo. Occorre dire, a proposito di questo, a proposito del finito il tentativo di Giuseppe Conte, allora, Giuseppe Conte, quando era lì e dialogava con il Presidente, avrebbe potuto dire, caro signor Presidente dei miei stivali, lei non può permettersi di rimettere alcunché. Lei deve accettare e ratificare il complesso del Consiglio dei Ministri nel suo insieme. Io sono il Presidente, ti porto questi ministri, sono cazzi miei, tu devi fare semplicemente ufficializzare una cosa sola, ufficializzare questo evento e quindi nominare me Presidente del Consiglio dei Ministri, senza discutere, assumere come comprovata questa tesi della mia proposta, certo, del pacchetto del Consiglio dei Ministri, fra cui anche quello delle finanze, e dopodiché parte il mio governo, a prescindere da quello che vuoi tu, a prescindere da quello che vogliono i mercati, a prescindere da quello che vogliono. Soprattutto perché lo vogliono i mercati, deve essere quello. Hai capito? Quindi, quando poi oltretutto Paolo Savona è una persona perfettamente allineata al sistema, semplicemente si è reso conto nel corso degli anni, da studioso evidentemente, che andando a verificare i dati che sono sotto gli occhi di tutti, non è che bisogna essere delle grandi menti per capirlo, che comunque quello che è sotto l'occhio di tutti è la incontrovertibile verità, e cioè che non è possibile proseguire con questa modalità demenziale di sottrazione delle risorse ai cittadini per darle alle banche con la scusa che le banche finanziarie certamente, quando se può essere una banca che è un ente di lavoro che fa lavorare come è oramai evidente dappertutto,
c'è questa sottrazione dei beni dello Stato in tutta Europa, che chissà dove cazzo vanno a finire in queste 20 banche che fanno le gare d'appalto per le aste delle emissioni dei botte, sì, dei CCD. E dillo dove vanno, no? No, ma noi lo sappiamo, abbiamo denunciato in mille rivoli. Vanno a Tel Aviv, intanto, per incominciare. Il primo passo è Tel Aviv, il secondo passo anche è a Roma. Anche Basilea. Sì, Basilea, città del Vaticano, e conosciamo bene. E quindi... che altro aggiungi? Io saprei subito come andare a prendere questa roba. Quindi, non solo, e non solo, ma quello che c'è anche alle Bahamas, in quelle isole lì, certo, che sono isole facilmente occupabili. Certo. Tu vai con una nave, con 50 persone e con uno che c'ha i coglioni come questo, e gli vai a portare via tutto, capito? Ecco. Si è in presenza di intenzionale, quindi consapevole, strategico, alterazione delle regole costituzionali. Questo non si può fare, non è morto nessuno lì sul luogo, ma questo farà dei milioni di morti, perché questi figli di puttana, portando avanti quella strategia politica che stanno portando avanti, ci ridurranno sul lastrico ancora di più di quanto non siamo. L'intenzione loro è di lasciarci schiavi, non per modo di dire, non per diciamo, enfatizzare, ma perché nella realtà dei fatti saranno così. E allora, tralascio... La cosa, diciamo, più eclatante, che poi che sia vera o non sia vera conta poco, Sergio Mattarella, così facendo, certamente è un eversore, confermi la fedeltà quindi alla Costituzione e smentisca la drammatica gravità di quanto riferite ieri dal Fatto Quotidiano, cioè con riguardo al professor Paolo Salona, designato come Ministro dell'Economia, che egli avrebbe detto a Salvino e a Di Maio: o lo levate voi o lo levo io. E questo io Salvini o io Di Maio, avendo davanti un cialtrone infame come quello che mi avesse detto una cosa del genere, gli davo una pezza che lo stendevo per tre mesi. È naturale. Ma tante, no, tante. No, basta una, ben sì. Data, lo stramazzi per bene. Lo stramazzi che rimane lì, esamina. No, lo fai raccogliere dei col cucchiaino. Dai corazzieri che stanno lì a raccogliere questa gente. Allora, lì. Quindi... È evidente che il capo di Stato intende agire prevaricando i suoi limiti costituzionali, pretendendo di scegliere i ministri e decidere la politica del governo. A valutare questa, cioè la politica del governo, cioè il Parlamento. È solo il Parlamento che potrà dare o non dare la fiducia al nuovo governo, e che poi la darà ogni volta che proporrà delle leggi, e così via. Che poi questo decida di uscire dall'euro, di porre fine allo sperpero pubblico, o di favorire... del denaro per favorire le banche, o ancor più per favorire l'invasione dell'Italia da agenti straniere, oppure decide di denunciare i trattati istitutivi dell'Unione Europea, ovvero decide di togliere dalla Costituzione e tragga fuori il popolo italiano dal cappio dell'usura internazionale e dalle follie neonaziste, non è affare che riguarda il capo dello Stato. Qui ho parafrasato l'amico Augusto Fessinagra, che aveva scritto delle buone cose e l'ho ritenuta di riproporre pari pari. Quindi la volontà popolare che ha eletto questo Parlamento è la maggioranza che darà la fiducia al nuovo governo. È la volontà popolare che fa questo, non il Presidente della Repubblica. Ma oltre alla Costituzione vi è l'obbligo del Capo dello Stato di difendere la dignità e l'indipendenza delle scelte politiche dello Stato di cui è capo, non di ritiene di pubblicizzare una sua smentita, impedire il nuovo governo... per poi avere il destro e la giustificazione apparente per un governo tecnico o neutrale o presidenziale, ne abbiamo avuti già troppi ed è ora di finirla. E ben sappiamo il curriculum di un signore... Ma soprattutto quando gli italiani hanno preso atto della realtà. E ben sappiamo il curriculum di un signore dal nome italianissimo, ma che per metà della sua vita, 25 anni, ha vissuto a suo dire rimpiange l'America, che voglia ricreare un pezzo d'America in Italia... E sappiamo i suoi trascorsi nel Fondo Monetario Internazionale e quant'altro di matrice molto poco italiana nel suo curriculum e della moglie, che è alta dirigente della Banca Mondiale. Ci sembra che il quadro sia ben chiaro. Potrà mai essere un uomo scevro da influenze esoteriche, occulte e aliene, l'amico? Ma non può essere assolutamente espressione di quel, certo, né più né meno come di quel rufiano di Macron, perché certo. Macron... da buon dipendente della banca Rothschild è il nome nel dialetto parigino. Macron significa puttaniere, ruffiano puttaniere, quindi lui non può essere che un ruffiano puttaniere dipendente della banca Rothschild.
E ben sappiamo il curriculum di un signore, hanno già letto, il governo italiano dovrà ricevere la fiducia dal Parlamento italiano e non dalla Commissione europea o dal Bundestag tedesco o peggio in esecuzione di ordini secondo i desideri del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale o altre istituzioni finanziarie sovranazionali. È molto probabile sentire Salvini e Di Maio una messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione. Ho seri dubbi che lo faranno perché sono dei cagasotto, certo, detto senza mezzi termini, però qui se uscisse fuori, per esempio, avrebbe dovuto farlo Giuseppe Conte, avrebbe dovuto dire caro, io di qui non esco e non rimetto il mandato, io vado avanti e tu accetti quello che decido io, per Dio, certo, quello avrebbe dovuto fare e dargli un calcio sui coglioni, e invece no, posto che ce li abbia, e invece ha fatto retromarcia, ha fatto l'omino per bene, c'ha la faccetta dell'omino per bene, no? Ricordiamo al signor Presidente della Repubblica che le istituzioni vanno rispettate per lui, da lui per primo. Ecco, quindi gli attuali eventi come vengono formalizzati dal sito del governo e quindi come viene formato il governo, e poi andiamo a leggere ancora la fase preparatoria, l'incarico. Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che per indicazione dei gruppi di maggioranza può costituire un governo ed ottenere la fiducia del Parlamento. L'istituto del conferimento dell'incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria che risponde alle esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell'incaricato, essendo vincolato a tal fine, al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. Quindi l'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, non scritta, orale, ma ha valore giuridico a tutti gli effetti, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Dal conferimento dell'incarico da notizia con un comunicato stampa, la radio e la televisione, il segretario generale della Presidenza della Repubblica. Ascoltate bene, una volta conferito l'incarico, come ad esempio a Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici. E quindi ci sembra che il fatto si commenti da sé e sia assolutamente inconfutabile. La lesione al dettato costituzionale a soverchiare la volontà popolare è incontrovertibile e Sergio Mattarella avrà l'onore di passare la storia, oltre che per altre vicende che sappiamo bene, della sua famiglia, soprattutto per essere stato il primo Presidente della Repubblica italiana ad essere stato messo sotto accusa e condannato per alto tradimento. Tralascio altre disquisizioni, ma ricordo solo, ecco qua, questo è il libro sull'ordinamento dello Stato italiano, ordinamento dello Stato italiano, si legge, e allora dice, testuali parole, pagina 428, funzionamento del sistema politico, il Presidente della Repubblica ha un ristretto margine di discrezionalità nella scelta del Presidente del Consiglio, mentre non ne ha alcuna nella scelta dei ministri formalmente demandata dal Presidente del Consiglio, capito? Proprio perché gli dovrà tenere nel debito conto le indicazioni che gli vengono date da parte di coloro che sono gli interpreti della volontà e degli orientamenti del Paese e delle forze politiche rappresentate in Parlamento. Che sta a dire? Significa che se il voto dei cittadini si è espresso in un determinato modo, lui non può fare che pippa. Che ratificarlo. Pippa, si dice a Roma. Ratificarlo. Fa pippa, nel senso che si adegua, si rimette in sesto, bene in riga con quello che dicono i cittadini e se ne deve straimpipare se lui è d'accordo o non è d'accordo. Quello è il volere dei cittadini. Lui è lì solo pro tempore a rappresentare la Repubblica. Fine. Anche, in Italia c'ha anche troppi poteri. No, ma in una Repubblica che è veramente conciata male, non tanto perché ci hanno derubato, ma quanto perché c'ha come rappresentante quel cialtrone. Mi denunci per accuse.
mi denuncia, lo voglio vedere in tribunale. A me mi hanno accusato, mi hanno denunciato per vilipendio. Siamo andati dall'avvocato, sta denuncia non c'è più in cancelleria. Sì. È stata tolta. Lo voglio incontrare in tribunale, ma lui però c'è un uomo e non i suoi giannizzeri mafiosi che conosciamo perfettamente. Adesso, siccome siamo in una certa particolare situazione, vi ho fatto vedere questo libro e vi voglio far vedere che cosa succede in momenti di crisi come questo. E sto parlando, vi leggerò, della nascita della Repubblica Romana. Ah, sì. Della nascita, che è molto interessante, cari amici, perché noi ci troviamo in questa situazione. Probabilmente qui finirà tutto, verrà messo tutto sotto silenzio, quella. Però il fuoco cova e gli brucia il culo a lui e ai suoi familiari, capito? Moglie, figli, madre, moglie, sorelle, a tutti loro, chiaro? E se si ritengono offesi, invece di chiamare dei picciotti che sono perfettamente in condizione di affrontare, capito? Lo devo spiegare meglio? No, ecco. Non entrare in dettaglio, ecco. Che gli dai troppe carne a fuoco, allora, da digerire. In ben altre situazioni sono successe ben altre cose, perché nulla possiamo dire di questo fatto, cioè non possiamo che confermare che nel 1849 il Papa, il Pio IX, aveva un potere molto superiore di quanto non abbia questo cialtrone qui, Franceschiello, no, ecco. Anche se non altro come credulità da parte dei cittadini. Allora vediamo cosa succede a Roma quando nasce la Repubblica Romana, perché è bene che si sappiano che certe cose possono avvenire anche del tutto imprevedibilmente, anche se abbiamo attorno l'Unione Europea, perché all'epoca, nel 1849, attorno avevamo tutti i paesi che erano interessati a non dare indipendenza e unità al popolo italiano. È la stessa cosa. E infatti poi sono scoppiati. È la stessa cosa. No, non hanno mai voluto mollare gradualmente la libertà alle popolazioni e alle etnie, e alla fine sono scoppiati. L'impero austro-ungarico è scoppiato. Ce n'è voluto un po', ma è scoppiato. La Repubblica Romana è stata l'unica tra le esperienze rivoluzionarie italiane del 1848-1849 stabile, strutturata e significativa, perché tali non possono dirsi certamente né quella milanese, troppo breve e condizionata dall'annessionismo sabaudo, né quella toscana, rimasta allo stato embrionale, né quella di Venezia, pressata dalle necessità della difesa e priva di una dialettica politica. Quella romana è quindi la sola esperienza di quei mesi che ha la forza materiale e politica e il tempo necessario, ancorché breve, per percorrere tutti i gradini di un classico processo rivoluzionario: la convocazione di un'ampia consultazione elettorale, la proclamazione del nuovo ordinamento repubblicano. Ricordiamoci che avevano dato il voto a tutti gli uomini maschi. Certo. L'approvazione suffragio universale maschile. L'approvazione di una costituzione. Eccezionale. Qui bisogna fare un'altra costituzione. Tra l'altro, una costituzione che ancora oggi è modernissima. Non a caso era una costituzione mazziniana. Tutti questi elementi di democrazia. Chi era il triunvirato, ricordiamolo? Mazzini, Armellini e Saffi. Tutti questi elementi di democrazia, insieme all'affermazione concreta di Roma come centro di cui procedere nella costruzione della nuova Italia, ne fanno un esempio unico nel patrimonio della tradizione democratica e repubblicana in assoluto. La sua cronologia è quanto mai significativa della casualità con cui spesso, attenzione, della casualità con cui spesso si concatenano gli eventi rivoluzionari, determinando risultati che neppure la più organizzata delle cospirazioni avrebbe potuto garantire. No, perché c'è stato l'appoggio popolare, certo. Ecco perché è riuscita bene. Vabbè, ma l'appoggio popolare c'è anche adesso qui. Quando il 24 novembre il Papa fugge da Roma per trovare per andare a Gaeta,
ci lascia alle spalle, ormai consumati, una serie di tentativi che ne avevano minato l'autorità. Vedi caso, una serie di tentativi che ne avevano minato l'autorità. La fuga crea un vuoto di potere che il governo in carica da una settimana non è in grado di colmare. Le delegazioni inviate per indurre il Papa a tornare vengono respinte, mettendo in grave difficoltà i moderati romani e rendendo indispensabile dar vita a nuove istituzioni. Vedete com'è tutto graduale ancorché improvviso. Si procede così alla creazione di una giunta provvisoria. Noi la potremmo fare tranquillamente, una giunta provvisoria, un governo provvisorio, senza il Papa e men che meno quello stronzo, che assume i poteri con il compito di convocare una vera costituente democraticamente eletta e di varare il nuovo ordinamento negli Stati romani. A quel punto il meccanismo rivoluzionario si è ormai messo in moto. Coinvolgendo... Diciamo una cosa importante, che la rivoluzione e gli effetti che stiamo vedendo qua in realtà sono avvenuti pressoché soltanto a Roma, perché nel resto del contado quasi nulla era cambiato. Un segnale eccezionale che nella casa del Papa fosse successo la rivoluzione e fosse nata una grande repubblica con dei principi eccezionali che sono quelli mazziniani. A quel punto il meccanismo rivoluzionario si è ormai messo in moto, coinvolgendo nel suo processo non solo i molti circoli per la Costituente, ma, cosa più straordinaria, anche quella gran massa di liberali moderati che erano più che appagati dalla monarchia costituzionale di Pio IX, sebbene si trovassero in un certo senso obbligati a procedere a soluzioni più radicali dalla stessa dinamica degli avvenimenti, secondo una logica caratteristica dei processi rivoluzionari. Chiaro? Chiaro? All'atto del suo insediamento, il 20 dicembre, la giunta, che era stata anche colpita da una condanna da parte del pontefice, sai che cazzo se ne fregava, non può che proclamare... Una condanna, scomunica. Oh. È stata condannata dal pontefice che equivaleva alla scomunica. E sai chi se ne sbatteva i coglioni? È bellissima. Anche oggi io vorrei tanto che Franceschello venisse a dirmi che sono scomunicato. Cazzo, l'aspetto che è quello. Lui ci scomunica, noi gli tiriamo una bella patata marcia in faccia. Gli tiriamo una pernacchia, lui, i cardinali, i vescovi e tutti i froci che gli fanno da contorno. Non può che proclamare la prossima il 20 dicembre la giunta, che era stata anche colpita da una condanna da parte del pontefice, non può che proclamare la prossima convocazione della Costituente e determinare così l'uscita dal governo dei moderati. Mamiani in testa, che vedono allontanarsi sia l'ipotesi di una Costituente federativa o degli Stati secondo il progetto del Gioberti, essendo venuta meno la disponibilità del pontefice che di quel progetto era componente essenziale. Sia la soluzione... Un po' quello che è avvenuto nel primo anno della rivoluzione francese, certo, che c'erano i vari ministri re che cercavano di salvare il salvabile. Praticamente erano i Berlusconi di oggi. Quel progetto che era componente essenziale, sia la soluzione piemontese per la firma dell'armistizio Salasco, perché Salasco aveva firmato l'armistizio, non poteva più ovviamente con chi? Con gli austriaci, dopo la sonora sconfitta nel 1849 a Custoza. Viene quindi nominato un nuovo ministro nel quale entra anche il futuro triunviro Armellini e finalmente il 29 dicembre viene promulgato il decreto di convocazione di un'assemblea nazionale che con pieni poteri rappresenta lo Stato romano. Di un'assemblea nazionale, io spero che sia un suggerimento che qualcuno lo sta sentendo. Dobbiamo fare l'assemblea nazionale. Ma è il Parlamento. Riunire il Parlamento. Gli stati generali. Sono in prevalenza persone che sono state elette in quelle liste, si costituiscono in assemblea nazionale. Dicesse qualcosa a qualcuno.
Lo possono fare, certo. È un atto giuridicamente valido. Come no? Dopo aver preso a bastonate, però, come si chiama, Cantarella, questa testa di cazzo, sto stronzo, come si chiama? Cottarelli. Cottarelli, preso un po' di bastonate a Cottarelli, che si calma, magari alla moglie un trattamento particolare, e poi dopo un'assemblea costituente per la nuova Repubblica post-catto comunista finanziaria. Nel testo non si fa più cenno al pontefice, mentre viene richiamata l'idea della sovranità popolare, quando si afferma che la suprema legge della salute pubblica comanda di convocare la nazione. Oh, siamo nel 49, 1849, 150 anni fa, di convocare la nazione affinché col mezzo di una fedele ed universale rappresentanza, munita di tutti i poteri, manifesti la sua volontà e prenda i necessari provvedimenti. Più di così che ce deve dire. Io mi limito a leggere queste cose perché è un consiglio nei confronti di certe persone. Le elezioni a suffragio diretto e universale, tutti i cittadini con 21 anni compiuti, secondo una impostazione che andava ben oltre gli statuti del 1848, assolutamente, vengono convocate per il 21 gennaio e, nonostante la scomunica con cui Pio IX colpisce quanti... Basta ricordare che i savoiardi avevano un elettorato solo in base al censo. Non solo, ma è rimasto fino alla fine dell'Ottocento. Certo, lo so. Con cui Pio IX colpisce quanti partecipano, si concludono con una notevole partecipazione popolare. Avete capito? Anche in una situazione di credulità come quella dell'Ottocento, quando il pontefice si è messa contro la volontà popolare, il popolo se n'è strafregato. E vi dico quanti sono andati a votare nella Roma dell'Ottocento. Nella Roma dell'Ottocento. No, a Roma nell'Ottocento, attorno al 1850, c'erano 100.000 persone. Basti pensare che circa 250.000 elettori, ed erano solo maschi, anche se certo non tutti perfettamente consapevoli, perché gli altri sono consapevoli, certo, non sono mai stati consapevoli, votano i rappresentanti alla Costituente. Quindi hanno votato non solo i romani, ma anche in altre città. Quello dello Stato, della città, sì, del Vaticano. Dello Stato della Chiesa, sì. Sì, 250.000, malgrado la scomunica del papocchio, ma volete scherzare? Allora, oggi io sono convinto che... La maggior parte erano a Ravenna, nel Marchigiano. Marche, 3-4 centri del Marche, Ravenna, Forlì, Farina, Forlì, le Romagne, praticamente. Certo. Comacchio. E pochi altri, insomma, quei centri lì. Però questi se ne sono strafregati della scomunica papale, vi rendete conto? E se oggi il papato, sputtanato com'è, comunicasse chi facesse questo atto, ma sarebbero tutti a applaudire, tutti contentissimi. Ah, ma ma non hai visto che ci sono quelli che fanno le manifestazioni pro Mattarella? Ma sì, ci sono. Ma quelli che sono fuori di testa proprio completamente. No, lasciagli fare. Qualcuno può andare a tastare un po' il culo, se loro vogliono, ma si può sempre fare. Anche se c'entrano tutti perfettamente, intanto i rappresentanti alla Costituente, oltre 10 volte quanti avrebbero partecipato negli stati romani alle prime elezioni politiche del Regno d'Italia, il 20 novembre 1870. Avete capito? A cose fatte, a capitale d'Italia già proclamata, dell'intera Italia, le persone che sono andate a votare erano 10 volte inferiori a quelle che hanno votato contro il Papa. Più chiaro di così, che cosa si deve dire? Malgrado la scomunica. Vale poi la pena ricordare che nelle settimane precedenti la commissione governativa aveva stabilito che i 100 deputati più votati della futura assemblea, quindi la metà, avrebbero anche costituito la rappresentanza degli stati romani alla futura Costituente nazionale, sottolineando quindi di considerarsi il primo nucleo della nazione italiana. Vedete cosa significa un passo avanti? L'intento era quello. All'atto dell'insediamento... L'unificazione tramite federazione. Ma
e non conquista, come siamo, quei figli di puttana dei Savoiardi. Siamo nel 1849, ma è chiaro che lì sappiamo tutta la storia, sappiamo tutto. In ogni caso i Savoiardi hanno conquistato perché avevano avuto l'ordine dai signori massoni inglesi di conquistare. Ma non perché gli altri non erano massoni, ricordiamocelo bene, come ci vogliono far credere gli stronzi, basta leggere questo libro. Tra i tanti che ogni tanto sono pubblicati su questo argomento. L'Assemblea vota inoltre una risoluzione fondamentale con cui dichiara di riconoscere in sé medesima la pienezza dei poteri sovrani. Dopodiché io vi ho dato un consiglio, cari amici. Voi potete farlo, se qualcuno lo fa, io vado subito a dargli una mano. Buonanotte. No, anche per io oggi. Voglio dire un'altra cosa. Qualcuno in questi giorni, in queste ultime ore, diciamo, sta suggerendo di andare a fare una manifestazione davanti al Quirinale. Ma una manifestazione a fare che? Hanno detto no, tiriamo fuori la bandiera nazionale, la picchiamo sui balconi come quella che dell'Iri di qualche decina d'anni fa e manifestiamo così il dissenso con quel figlio di puttana. Ma allora il dissenso, una volta che tu l'hai anche proclamato, l'hai anche evidenziato, non hai risolto niente, perché quelli se ne strafottono del tuo dissenso. Soprattutto i finanzieri. Allora, l'unica chiusi cosa... dentro le banche, chiusi dentro le finanziarie. Certo, l'unica cosa che si può fare è un comitato costituente. Bravissimo. E come abbiamo detto, cioè dobbiamo fare una commissione per la Costituzione della Prima Repubblica, non della Terza, qualcuno dice ma siamo arrivati alla Terza Repubblica. Non è vero un cazzo, dove sta la Repubblica qua? Dove stanno gli elementi essenziali della Repubblica come il diritto, la ragione, l'appartenenza e l'umanesimo bassiniano, l'inclusione, la ripartizione delle risorse? Dove sta la democrazia qua? Qua c'è solo Equitalia che rompe il cazzo dalla mattina alla sera, altro che inclusione, che è un ente privato. Certo, altro che condivisione e suddivisione delle risorse. Questi te succhiano tutto, non pompini, ve fanno il risucchio, ve se succhiano tutto, non solo un pompino. Spero di essere stato chiaro. Tutti e due siamo stati chiari. Non c'è altro da aggiungere, che è troppo vomitevole la questione. Non però è. In questo affrontate. Momento siamo vicino a un nuovo stato nascente. Certamente. Quel periodo, quel momento che si chiama stato nascente e che è la fase da cui poi tutto trae origine, come il Big Bang. Lo stato nascente è quello che determina il futuro. Che è la fase più bella della storia. Se noi riusciamo a organizzare, a coordinare e a strutturare e a progettare un qualcosa di onesto, di sensato, di coerente, di logico, diciamo utilizzato in maniera virtuosa, forse riusciremo veramente questa volta a rendere l'uomo emancipato dal lavoro, dalle forme varie forme di malattia, dalle varie forme di aggressività fra uomo e uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Forse possiamo arrivare all'Eden in terra. Beh, ma potrebbe pure essere pure il contrario. Pure illusioni. In ogni caso, sia dipende da noi. Tra i leghisti che tra i grillini ci sono esponenti che sono dei costituzionalisti, beh, se sono uomini d'onore dovrebbero tranquillamente mettersi avanti, al tavolino farsi avanti e stilare una nuova Costituzione. Tanto ci stiamo, cari amici. Non pensiate che le cose finiscono a terra, luce e vino. Sarà adesso, sarà dopodomani, ma ci stiamo. Dopodiché, cari amici, vi saluto. So long! So long!